Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07. Siamo qui per la 26esima giornata, il riassunto della 26esima giornata di Serie A Team 2020-2021. Siamo con una giornata che ha visto il Milan che continua in una serie più o meno negativa, diciamo così, allontana ulteriormente dallo scudetto. Oramai sono 9 punti di differenza con l'Inter, che cominciano ad essere veramente veramente tanti. La Juventus, l'Atalanta, Napoli, Roma e Lazio comunque sono lì per lottarsela con la Champions, che diventa una lotta sempre più serrata. Si è anche sbloccato qualcosa in zona retrocessione. Potenzialmente d'Europa, sinceramente, potrebbe essere anche il Sassuolo, che dimostra per l'ennesima volta di essere una squadra che, se in certe partite si impegnava di più invece di fare pareggetti di qua e pareggetti di là, poteva veramente dire la sua in Europa, perché è una rosa veramente forte forte il Sassuolo. L'attacco parla da solo: Juricic trequartista, Boga, Berardi esterni e Caputo punta, con ottime riserve comunque come Capu, come De Frel, anche Arazlin comunque un buon giocatore, Traoré che può sopperire a Juricic. Ragazzi, è veramente forte forte il Sassuolo, perché è riuscito a battere anche il Verona. Verona che non è assolutamente un avversario semplice da battere. Si dimezzano però i punti di vantaggio che hanno sulla zona salvezza sia Sassuolo che Verona, però comunque ormai il Sassuolo ha sul Torino 19 punti e il Verona ne ha 18. Ne avevano circa 23 prima, non è che si siano dimezzati, ragazzi. Però il Torino, ricordiamo che ha 2 partite in meno giocate. Benissimo, anche il Bologna che batte pure la Sampdoria. Sampdoria che praticamente non sa più vincere. Sampdoria che ultimamente ha ottenuto dei risultati molto molto carenti dal punto di vista dei risultati. Perché dopo la vittoria sulla Fiorentina per 2-1, la Sampdoria ha perso con la Lazio, ha perso con l'Atalanta, e comunque sono 2 sconfitte che ci stanno. Poi con Genoa e Cagliari ha colto 2 pareggi, e ora col Bologna perde. Bologna che comunque è veramente una squadra molto forte, anche il Bologna potrebbe dire la sua in Europa. Secondo me al Bologna, rispetto al Sassuolo, gli mancano un po' di giocatori, perché comunque hanno 7 punti in meno del Sassuolo, no, 8 punti in meno del Sassuolo, quindi vuol dire che qualcosina andava fatta. Però il Bologna che ha imparato a pareggiare di meno, perdere di più e vincere anche di più. Questo comunque va detto, e soprattutto hanno anche un ottimo allenatore, quindi veramente veramente bene il Bologna. Sampdoria che magari, vista la tranquillità, perché ha 12 punti di vantaggio sul Torino, ha un po' staccato la spina. C'è sempre una prima volta che la Roma perde in campionato contro una piccola, diciamo così, perché non aveva mai perso, ragazzi. Pensate che la Roma dall'inizio del campionato praticamente non aveva mai ottenuto un risultato del genere contro una piccola. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che è comunque, diciamo, piccola, va. Pensate che finora gli unici punti persi dalla Roma contro una piccola erano il pareggio col Benevento, arrivato comunque di recente, e la sconfitta col Verona, il pareggio col Sassuolo, anche se proprio piccole non sono, però parliamo dall'ottava posizione in giù. Prima volta Parma comunque ottiene una vittoria meritata, devo dire. La Roma deve un po' riorganizzarsi. La Roma senza Mkhitaryan, soprattutto senza Mkhitaryan in forma, aggiungerei, non gira bene. Bisogna riorganizzare un po' l'attacco, perché comunque i giocatori ci sono, tornerà anche Zaniolo, e comunque ne approfitto per fare ulteriormente complimenti al Parma, che è in netta crescita. Poco spettacolo tra Genoa e Udinese. Ecco, ragazzi, queste squadre che potrebbero dare di più, come Genoa e Udinese, ogni tanto si devono accontentare del pareggetto e perdono punti. Vero che l'Udinese comunque conquista la metà sinistra della classifica grazie a questo pareggio, vero che l'Udinese non perde praticamente da, se non mi sbaglio, 5 turni, perché la Roma l'ha affrontata 5 turni fa. Infatti poi è arrivato il pareggio col Parma, vittoria con la Fiorentina, pareggio col Milan, vittoria con il Sassuolo, ora pareggio col Genoa, quindi molto bene l'Udinese, ma danno l'impressione di non volersi impegnare nessuna delle due, di accontentarsi del punticino, ragazzi. O per un motivo o per un altro va sempre a finire così. Il Genoa, che comunque è un piccolo campanello d'allarme, glielo lancerei, perché non vince comunque da 6 turni, dal 2-1 col Napoli, eh. Hanno ottenuto comunque 4 punti in 6 partite, e quindi per loro potrebbe anche andare bene così. Più culo che anima per l'Inter, ragazzi. So che ora mi prenderò gli insulti, mi prenderò tutte le caterve possibili. L'Inter che comunque ha la 7ª vittoria consecutiva in campionato. Però, ragazzi, hanno più culo che anima. Allora, innanzitutto, su una grandissima ingenuità della difesa del Torino prendono il rigore, e va bene, le grandi magari la sbloccano anche così. Però, ragazzi, avendo una partita a settimana dall'Inter, mi aspetto un attimino di più di spettacolo, dai. Perché se fossi un tifoso interista, ieri mi sarei incazzato veramente a morire. A parte che il 2-1, non dite che non è così, nasce da un fuorigioco di Lukaku, perché poi su quel fuorigioco si scaterbe il calcio d'angolo e porta all'azione del gol. Quindi, ragazzi, un po' più culo che anima ce l'hanno. C'è da dire che anche la Juve
Juve vinceva partite così, ma la Juve non aveva una partita a settimana. Ora sì, mi prenderò gli insulti, sì, lo so. Magari sono uno juventino che sta risicando, non lo so. Era necessario cambiare modulo per il Milan, ragazzi. Che cazzo di senso ha che mi passa una specie di 4-3-1-2? Perché ieri, ragazzi, era praticamente come un 4-3-1-2. Perché Krunic faceva l'esterno sinistro che mandava a fare anche la mezzala. Calhanoglu il trequartista, ragazzi, in attacco. Sembrava quasi un Castigliego alle spalle. Non sembrava manco un 4-2-3-1 con Krunic ala. Cioè, che cazzo di senso ha cambiare col centrocampo a 3 quando hai sempre fatto un 4-2-3-1? Veramente sta cosa ostinata di Pioli non la capisco. Vero che le assenze non lo permettevano, ragazzi, però si è un po' destabilizzato quel clima. Mentre il Napoli ha dato l'impressione, con 3 vittorie in 4 partite, 10 punti in 4 partite, di voler rinascere, di volersi combattere la zona Champions. Momentaneamente sono a meno 2 con l'Atalanta, a pari punti con la Roma e a più 4 con la Lazio, anch'essa con una partita in meno, e quindi lotta Champions veramente serratissima. Vlahovic salva la Viola, Fiorentina che ogni tanto fa quella vittoria, ogni tanto proprio, ma giusto per andare fuori dalla zona salvezza. Momentaneamente la Fiorentina ha 9 punti di vantaggio sul Torino, ha 7 punti di vantaggio sul Cagliari, sono tanti, ma comunque non tantissimi. Diciamo che vanno discretamente bene. Quest'anno sono veramente salvati da Vlahovic, che fa 12 in campionato con questa tripletta. L'anno prossimo probabilmente andrà via, perché un talento del genere non penso resti alla Fiorentina. Lo daranno via per una trentina di milioni. Ma il vero problema è: se non ci sarà più Vlahovic, se Ribéry sarà invecchiato ulteriormente di un anno, chi salverà la Viola l'anno prossimo se non si organizzano bene? Veramente non lo capisco sta cosa, ragazzi. Bravo Prandelli che ha fatto esplodere Vlahovic, ma per il resto a me mi sembra un mezzo disastro, considerata la rosa che ha a disposizione. Caicedo schiaccia crisi per la Lazio. La Lazio che aveva ottenuto 3 sconfitte in 4 partite dopo un filotto di vittorie arrivato precedentemente. 3 sconfitte in 4 partite comunque contro avversarie di alto rango, perché alla fine Juve e Napoli non è che sono le ultime arrivate. Alla fine arriva un gol di Caicedo verso l'80esimo. E per loro sinceramente potrebbe anche andare bene così. Ora avranno il Bayern Monaco, non penso per niente che riusciranno a ribaltarla all'Allianz Arena, cioè si chiama Allianz Arena la squadra del Bayern, mi pare di sì. Vediamo cosa riusciranno a fare. Comunque ne escono a testa alta da questa Champions League, e adesso lotta il campionato, perché vediamo dove, sono veramente curioso di vedere dove possono arrivare fino alla fine, perché si potrebbero secondo me giocare anche loro insieme a Roma, Napoli, Atalanta, Milan e la Juve, anche se spero che la Juve vada a battagliare lo scudetto, la lotta Champions. Non sbaglia l'Atalanta, spesso l'Atalanta fa 4, 5, 6 gol a squadre come Milan, Napoli, Roma, Lazio o cose del genere. Però poi perdono in casa contro le piccole, l'avevano fatto l'anno scorso, che magari ne facevano 7 al Milan e poi in trasferta. E poi la volta successiva in casa perdevano con l'ultima in classifica, questa volta no. Battono 3-1 agevolmente lo Spezia, si risorge in qualche modo Pasalic. Quindi molto molto bene questa Atalanta, che dà il messaggio di comunque essere in qualche modo una grande squadra. Ed è esattamente questi i messaggi che ci aspettavamo dalla società, cioè dalla squadra bergamasca, dalla squadra di mister Gasperini. Mele che si conferma comunque un ottimo esterno, e l'attacco con le rotazioni in attacco veramente micidiale questa squadra. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da MoniSport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!